You come to Buchlati to buy a story around the stone. Credo che la famiglia in generale, ma soprattutto per la mentalità italiana, sia, diciamo, una fonte di tradizione e di trasmissione di esperienze e di conoscenze. Si parte dal Rinascimento, le famose botteghe artigiane, eccetera, e questo è rimasto proprio nel nostro DNA. Buchlati fa parte di questo mondo, di questo concetto. My grandfather opened his first shop in 1919 near the Scala. He doesn't have the money to afford and to make the jewelry. And there was only sketching and drawing, nothing to buy. Well, what is guy selling? We don't know. And he goes, I'm selling dream. If you trust me, you give me half of the money, the sketch you saw in the window, I will make for you a beautiful piece of jewelry. That's where the legend was born. This dragonfly, it's an amazing piece. It has been designed by my grandfather for my grandmother. And it's part of our collection. It's not for sale, obviously. It's a piece that made with rose cut diamonds and mother of pearl. Very simple, absolutely. I would say the simplicity is the beauty of this piece. Io lavoro con degli artigiani che sono i nipoti degli artigiani che lavoravano con mio nonno. Quindi c'è stata la stessa trasmissione di generazione in generazione, sia nella nostra realtà ma anche nelle realtà che ci circondano. Senza di loro sarebbe difficile realizzare Buchlati. Gli orafi, gli incisori, prendiamo l'esempio dell'incisione. L'incisione è un'arte secolare che arriva dal Rinascimento, via dicendo, che pian pianino si è persa. Noi l'abbiamo sempre mantenuta viva e questa è stata una delle grosse forze di Buchlati, di mantenere le tradizioni di lavorazioni orafe artigianali risalenti al Rinascimento vive e attive ancora oggi. Cioè, un gioiello, per essere diciamo un gioiello bello, deve avere all'interno di se stesso una luminosità. Non voglio dire che deve essere abbagliante o appariscente, ma deve essere luminoso, deve dare luce alle persone. È l'unica pietra che oggi esiste che può dare questo risultato, è sicuramente il diamante. Infatti, qualsiasi prodotto noi facciamo, su quasi tutti i prodotti che noi facciamo, troviamo sempre il diamante. Poi può essere usato come contorno, può essere usato come colore di sfumature di luci. Ci sono, per esempio, questi orecchini con il famoso honeycomb, che è un oggetto tipico, è la lavorazione tipica di Buchlati, che dà questa leggerezza, questa trasparenza, come proprio un tulle, il tulle dei pizzi veneziani, quella che si vede e non si vede in trasparenza. È una lavorazione molto complicata. Da quando ho cominciato a lavorare con Lucrezia, lei essendo anche tra l'altro la prima donna, diciamo così, creativa e di un'età evidentemente ben diversa dalla mia, sfortunatamente, mi ha fatto vedere il concetto del gioiello in una posizione un po' diversa. E secondo me è stato il bello di essere comunque anche una donna e lavorare insieme comunque a mio padre e dare questo tocco un po' femminile o comunque della wearability dell'oggetto nel giorno d'oggi, che ovviamente come indossiamo il gioiello oggigiorno, soprattutto il gioiello che indossi durante il giorno è completamente, cambia in continuazione. Guardiamo più l'estetica e la bellezza che comunque ci deve essere col nostro stile, ma nello stesso tempo l'indossabilità, la facilità dell'indosso. E questo è un punto fondamentale, credo, per il futuro della Buchlati. So the cuff bracelets is one of our signature pieces of Buchlati. The beauty of the cuff is that you can really see all our unique techniques. We use the engraving, we can use the honeycomb, we use all the beautiful different color stones, and we can really have an explosion of fantasy into this beautiful bracelet. The thing that I love of the cuff bracelets is really gives you a feeling of empowerment. It's really a statement piece. You can dress it up or undress it as how much you want, but it always gives that statement, that iconic look that only these cuffs really give.